Tutti amici, come state? Allora, oggi vi faccio questo video acquisti con i saldi, un ulteriore video con i saldi perché sapete che ne sto un po' approfittando visto che i prezzi sono abbastanza bassi e quindi voglio condividere con voi le cose che compro di tanto in tanto. Allora, partirei subito con queste ciabattine qui che ho preso. Sono queste, tutte pelusciose. Hanno questo fiocchettino qui, sia da una parte che dall'altra, e sono così morbidissime. La suola è in gomma. Allora, ho preso il numero 41 perché mi sembrano un po' piccoline, sinceramente. A me capita a volte che quando compro le ciabatte, io il 38/39 mi vanno piccole, mi esce magari un po' il tallone di fuori. Allora, per non sbagliare, le ho prese 41, che comunque le ho misurate con la scarpa, sembrano simili come numerazione. Allora, la marca è Tex, che è la marca che si trova al centro commerciale Carrefour. Costavano 5,99 e le ho pagate, mi sembra 3 euro, perché erano scontate del 40%. E niente, mi servivano e quindi le ho prese. Poi, altra cosa molto carina che ho trovato è questo pigiamino qui. Lo faccio vedere un pochettino meglio, eh? Allora, è di cotone leggerissimo. Questa è la casacchina sopra e ha le maniche con questo bordino. La fantasia è leopardata, bianca e grigia. E sotto invece mi è piaciuto il modello perché è così. Vedete, si può stringere con questi due laccetti e indossarlo sul pantalone tipo blusa. Così. Ricciatino. E poi ha questa scritta argentata qui. Questo è il sotto, invece. Ho preso una taglia M, mi sembra abbastanza comoda. Questo è il pantalone, appunto, e sotto ha il polsino, la caviglia. Leggerissimo. Io non riesco a dormire con pigiami o camicie da notte felpate perché non so, più la roba è leggera e meglio dormo, sinceramente. Piuttosto magari metto un piumone più pesante se ho freddo, però sul corpo devo avere roba veramente leggerissima e in cotone soprattutto. La marca è sempre Tex, vedete? E la taglia è una M. E allora, questo l'ho pagato. Costava 16,90 e l'ho pagato 8,45 euro, la metà perché c'era il 50 di sconto. Ve l'ho preso perché i pigiami non bastano mai. Poi un'altra cosa molto carina che era in offertissima è questo zainetto qui. Non è né troppo piccolo né troppo grande. Molto carino, è rosa, fucsia e viola con queste bande qui laterali nere, la cerniera nera. Dietro è così, viola. I manici ovviamente sono regolabili. Qua fa vedere sì come regolare i manici, vabbè. È una marca spagnola, non l'ho mai visto. Ok, allora costava 6 euro. Adesso qui non c'è il cartellino, però costava 6 euro e invece l'ho pagato solamente 2 euro. C'era così di questo colore e anche color salmone, però mi è piaciuto di più questo fucsia perché sapete che io
amo rosa, fucsia e tutti i derivati di questi colori, quindi ho voluto prenderlo così. 2 euro può sempre servire. Poi, altra cosa che ho acquistato è questo pantalone in ciniglia. Io non sono amante della ciniglia, però questo è molto leggero e mi è piaciuto tanto, davvero. Ah, questo elastico in vita. 2 tasche e l'elastico sulle caviglie. Vediamo se riesco a farvelo vedere per intero, in qualche modo. Ecco qua. Sì, la fantasia è un po' bizzarra, sempre leopardata, però per stare in casa ovviamente non ci esco con questo pantalone, state tranquilli. Però per stare in casa è comodissimo, morbidissimo, l'ho già lavato, infatti profuma. E questo qui costava intorno ai 18 euro e l'ho pagato la metà, quindi 9 euro più o meno. E mi piaceva talmente tanto che ne ho preso anche un altro, di questo verde. Questo mi piace di più, dico la verità. Questo lo indosserei anche per uscire, sinceramente, con una felpa nera. È la stessa misura, stesso elastico in vita all'interno. È semplice, vedete la ciniglia è solo fuori. E devo dire che mi sta piacendo molto il verde in questo periodo, non so perché, tra l'altro non è tra i miei colori preferiti, però mi sta piacendo tanto. Anche questo alle tasche, solito. Pulsino giù, secondo me portato a vita bassa con una scarpa da tennis e una felpa nera dovrebbe star bene. Allora, il pezzo sopra c'era, era una blusa con la cernierina, i pulsini con l'elastico, uguale, stessa stoffa, bellissima. L'unica pecca che era corta, arrivava sotto al seno e io non indosso queste cose così troppo corte, quindi non l'ho presa. Perché fosse stata più lunga anche in vita l'avrei presa. Però qui sotto con l'elastichino da ragazzina, troppo da ventenne, no, sinceramente, però il pantalone sì, perché no? Questo lo indosserei anche per uscire. Ve l'ho già detto, sì. Quello bianco no, mi sembra un po' troppo azzardato, anche se secondo me verso la primavera, non lo so, con una felpa bianca, boh, tutto da vedere. E anche questo ho pagato 9 euro più o meno. Adesso vi faccio vedere il pezzo più bello, quello che secondo me è quello che merita di più e ho pagato anche un po' di più, ma ci sta, diciamo. Scusate se sentite scricchiolare, ma sono su un lettino a fare il video, quindi scricchiola un po'. Quindi è questa felpa gigante, guardate. Adesso cerco di farvela vedere un po' meglio. Insomma, questo cappuccione è profumatissima perché l'ho lavata con un ammorbidente fantastico. Se vi interessa la marca, poi ve lo dico, magari fatemi sapere che ve lo scrivo sotto. È del mio ammorbidente preferito, non lo cambierei mai, mai con nessun altro. Comunque, ritorniamo alla felpa, alla blusa, scusate, ed è così. Ha il bordino sotto e anche nelle maniche. Non so se riuscite a vedere, ecco. Poi ha la cerniera sul davanti. È inutile che vi dico la morbidezza perché non potete capire, è una roba assurda. Dentro è così bianca, con un pellicciotto non morbido come questo. Questo sembra quasi vellutino. È sempre morbido, però è un'altra categoria, vedete? E questo è il fuori, vedete, anche lucido. Quando è lucido così è morbidissimo. Sembra quasi la pelliccia di un orso, ma ovviamente è sintetico e si vede, cioè non è vero. E cosa facciamo? Lo indosso così ve lo faccio vedere un pochettino meglio. Così. Io ho questo maglioncino nero che è leggerissimo, quindi
non ingombra neanche, non fa spessore sotto. Per quanto posso cerco di farvelo vedere indossato, eh. Eccolo qui. Può sembrare magari quelli che si mettono sul pigiama quando si scende dal letto, ma no, è per uscire, per andarci in giro. Bello, mi piace tantissimo, è di una morbidezza estrema ed è comodissimo sotto il maglioncino, appunto, e mi muovo tranquillamente. A me se inizia a tirare da qua, basta, vuol dire che è piccolo. Infatti è una taglia L. Vedete qua le tasche anche. E non vedo l'ora di indossarlo per uscire. E niente, mi piace davvero tanto, non vedevo l'ora appunto di arrivare a casa e lavarlo, infatti l'ho preso 2 giorni fa, ho aspettato a fare il video perché non sopporto la roba ancora che non è ancora lavata prima di indossarla, quindi ok. Poi non so se avete notato i miei capelli, allora lo so che fanno schifo sempre, però riesco a domarli un po' meglio perché ho scoperto un nuovo colore che, guardate, cioè sembrano un po' più lucidi di come li avevo prima. Solitamente i miei capelli sono molto secchi, poi se non li fono, ciao. Invece stavolta li ho fonati e si vedono di più i riflessi della luce. Mai avuto io i capelli così, eh? Oddio, non sono meravigliosi, però meglio del solito. Sapete che i miei capelli sono ribelli, anzi ribellissimi, quindi quando vedo un po' di miglioramento sono felice. Ok, amici, questo era il video. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete trovato delle occasioni con i saldi. Mi piacciono queste cose. Mi piace fare affari. È vero anche che magari le cose con i saldi hanno qualche difettuccio, eh. Io finora sinceramente non li ho trovati. Anche perché ci sto molto attenta, perché mi è capitato in passato di acquistare cose con i saldi e poi arrivare a casa e vedere che magari avevano un piccolo difettino. Ecco, adesso ci sto molto molto attenta, ho osservato bene tutto, cerniere, le provo sempre, le apro, anche questa dello zaino, ho provato ad aprirla, chiuderla, ho controllato bene tutto, le cuciture, insomma, non perché spendo di meno devo prendere un prodotto con dei difetti, quindi cioè, vi do anche un consiglio. Anche le ciabatte le ho controllate bene. E niente, amici, questo era il video. Spero che vi sia piaciuto. Allora, mi sono posizionata il microfono qua di fianco su un tavolino perché mi sono accorta che quando lo metto qua vicino o si sente troppo forte o si sentono dei rumori striduli che non capisco da dove arrivano. Forse sono i capelli che magari strusciano contro il microfono e fanno quel suono fastidioso. Mi spiace se avete trovato qualche video così. Adesso l'ho appoggiato sul tavolino e spero che la mia voce comunque si senta bene, anche se non ce l'ho proprio attaccato alla bocca, ecco. Fatemi sapere anche questo. Sì, mi sto dilungando un po' troppo perché mi vengono in mente cose da dirvi e quindi ve le dico adesso. E noi amici, vi mando un abbraccio grandissimo.